Ragazze, tenetevi più forte che potete alle vostre forcine. Ho delle notizie grandiose. Mi sono imbattuta in una vecchia amica del seguito reale. E indovinate che mi ha dato? Sono degli inviti? Per il ballo reale? Per stanotte? Sono per tutto lo staff del salone. Ah, bello! Ho trovato altre perle. Ma non ho ancora aperto le ostriche. Coda, il ballo reale al castello! Oh no, è una cosa terribile! Lo è! Che cosa indosseremo? Splish, splash, the water's perfect! You, me, and the deep blue sea! Tails in the air like you just don't care! It's an underwater fantasy! Good night, everyone swimming through. Spin around, change a gown. The future's so bright, you know that's how we do. Everybody around the world, all my girls, grab your pearls. Let me hear you singing, yeah, yeah, yeah. Everybody around the world, all my girls, grab your pearls. Let me hear you singing, yeah, yeah, yeah. Le mie dita. Le tue dita? Quelle dei piedi. Mi stai facendo il solletico. Ecco, stavo cercando di dirvelo. Kyla, Xylee, vi ho portato qui un ospite. Lei è la mia amica Merlia. Ma è un'umana. Mezza umana. Infatti sua madre è Kalissa. E abbiamo avuto le prove certe che Kalissa è viva. Allora Merlia può realizzare la profezia. Lei potrà spodestare Aeris. E così Kalissa tornerà a regnare di nuovo su Oceana. Oh! Ma certo, Snouts ha ragione. Visto e considerato che tu sei una vera principessa, noi due siamo al tuo servizio. Senza offesa, ma non voglio essere la vostra principessa. Voglio solo riavere la mia vita normale, ma non posso senza l'aiuto di mia madre. Oh, allora dobbiamo andare dall'indovine. Loro lo sapranno senz'altro come combattere Aeris. Anch'io la penso come voi, ma prima di andare spero che possiate fare qualcosa per le sue appendici. Le troveremo una coda. Proviamo questa prima. Oh, che cosa ne dici di questa? Starebbe splendidamente con i tuoi capelli. Ci servono colori più brillanti. Adesso
Proviamo come va con questo. Oh, e che ne dici di questo? Wow. Assolutamente no. Non va. Non va. Non va. Ci sono, ho trovato. Questo mi piace. Perfetto. Sei un autentico splendore. Ma che aspetto. Wow, coraggioso. Oh, questo mi strapiace. Vai. Ora sei pronta per andare dalle indovine. Benvenuti a Laguna Beach, dove oggi si svolge il Surf Invitational. I surfisti hanno davvero domato le onde, compresa la concorrente in gara, la preferita dal pubblico di Malibu, Merlia Summers. Sei la più forte, Merlia! Sembra che la sfidante più agguerrita di Merlia sia Kylie Morgan. Sta davvero dando del filo da torcere a Merlia. Questa è la mia onda, Kylie. Vorrà dire che lo vedremo. Di te tenendo gli occhi chiusi. E vai! Adesso stai un po' tu a vedere. E quello lo chiameresti stile? Sì! Wow! Merlia Summers ha sfoderato una nuova mossa! Forte, vai Merlia, sei grande! Ho soltanto un commento da fare, Merlia. Lasciami indovinare. Wow! Wow! Grazie, mamma. Tu sei stata grande, Merlia, e sono sicura che vincerai. Anche tu sei stata molto brava, Fanny. Un momento, ho appena avuto una visione. Voi due ragazze con la tavola da surf mentre coccolate dei koala in Australia. Ti domando scusa, ti ho bagnata forse? Mi dispiace. Stai cercando guai? Dai, Fanny, secondo me ha curvato bene invece. Se soltanto fosse riuscita a farlo anche oggi sulle onde, magari avrebbe potuto battermi. Come ho fatto la settimana scorsa alla Hoya? In realtà pensavo più al modo in cui sono riuscita a battere te la settimana scorsa a Redondo. Come no, nei tuoi sogni. Ascoltate, ragazzi e ragazze. La nostra giuria ha scelto i vincitori. Al terzo posto, Fanny Casey. Sì! Ora annunceranno i nomi della prima e della seconda, e siete rimaste voi due. Ah, tanto che importa chi sarà la prima. Oh, a me importa. Al secondo posto, Kylie Morgan. Seconda. E al primo posto, la regina delle onde, Merlia Summers. Oh, benissimo, hai fatto un ottimo lavoro. Sento un profumino delizioso di fiori di campo. Sei una discendente degli Skeezite. Come conoscevi il trucchetto dei fiori? Io adoro leggere. Allora, sembra che molto presto troveremo una biforcazione della strada. La mappa! Una fata farfalla! Bene, ce ne sono altre due. Volate! E adesso? Dove possiamo andare? Non ho idea. Tutte le indicazioni erano sulla mappa.
strada c'era il disegno di un sole e stava sorgendo. Non mi daremo il tempo di vederlo. Ma è già sera. No, il sole sorge sempre ad est. Quindi se c'è un'alba sul nostro cammino, noi dobbiamo volare verso est. Bene, quindi dobbiamo soltanto individuare dove si trova l'est e possiamo scoprirlo solo consultando una mappa. Stiamo arrivando! Dove sono andato a finire? Ma... No, non ci serve una mappa. Guarderemo il Sagittario. È una figura fatta dalle stelle. Il Sagittario, una costellazione. La sua freccia punta sempre verso est. Da questa parte. Andiamo, piccole farfalline, non volatevene via. Vogliamo soltanto divorarvi, cioè voglio dire adorarvi. Tu intendevi divorarvi? Certo. Credo che li stiamo seminando. Sì, hai ragione. Che cos'è quella? Non ne ho alcuna idea, ma ci possiamo entrare. Dobbiamo almeno provarci. Siamo anche noi. Non ce la faremo mai. Svelte, più veloci. Non so come farò a spiegare quello che è successo alla nostra padroncina. Andiamocene da qui. Tutto bene. Andrà tutto bene e lascia che ti aiuti. Ci penso io. Ok? Ma sei rimasta bloccata. Deve farti molto male. Buona, piccola, sta buona. Ecco così. Aiutarti. Va tutto bene. Era il minimo che potessi fare dopo che mi hai salvato. Sei davvero imponente. Sai, credo proprio che ti chiamerò Majesty. Premendo un pulsante con un indovinello. È una serratura. Avrei dovuto portare il fuoco. Stacy, mi presti il tuo ciondolo? Deve servire a qualcosa. È una chiave! Thank you.
Che meraviglia! Finalmente mi credi, Skipper? Certo! Vorrei che il nonno potesse vedere tutto questo. Avrei preferito che fossero di cioccolato. Scusate, sono in ritardo. Oh no, mi dispiace tanto. Non fa nulla. No, non è vero. Mi spiace un sacco, vi prego. Vi ringrazio. Oh, scusate, sono un po' in ritardo. Non importa, ora formate una coppia e potete danzare. Oh. Signori, baciate delicatamente la mano della vostra compagna e via alle danze. Milady, io mi chiamo Nicholas, sono un giovane rampollo dell'Est. È un privilegio conoscervi. Ero abbastanza cortese? Ma certamente. Tu puoi fare di meglio? Io, mio gentile signore, mi chiamo Blair, fanciulla di Gardenia, e sono onorata della vostra amicizia di nobile rampollo. Molto ben fatto. Ci ho provato. Thank you.
Odette, è un bellissimo nome. Da dove vieni? Vengo da... Beh, sì, insomma, da qui vicino. Questa è seta locale o importata? Caspita, non ho mai visto nessuno ballare così. È come se inventassi i passi mentre balli. Non sono io, mi vengono spontaneamente. La piccola Odette si è aggiunta alla compagnia.